con una mano non è super easy. Perché nei video degli altri viene sempre super facile e invece nel mio mai? Un po' in contromano qua. Non mi ricordo benissimo dov'è. Cioè mi sembrava di qua. Boh, io lo so. Sicuramente dobbiamo salire in qualche modo. Sì sì, è questo il posto. Mi ricordo. Opa. Quanti anni fanno? 10? Che non vengo qua. Avranno tagliata l'erba? Comunque è come me lo ricordavo. Vi spiegherò tutto dopo la sigla. Benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo video. Come avete visto nella mini intro, è in un posto senza senso, esatto. In realtà non è che non ha un senso questo posto. Siamo proprio al punto in cui tutto ha iniziato praticamente. Ovviamente non c'era l'erba così alta eccetera, però venivo qui a girare e ho imparato un po' di trick qua. E avevamo fatto un paio di saltini in giro. Comunque erba alta. Però cosa voglio fare in questo video? Vi voglio dimostrare che con la buona volontà, anche se non si ha niente per girare, non si ha una pista già fatta, roba del genere, si può saltare in bici. E oggi è proprio la dimostrazione, perché ok, un po' di tempo fa c'erano dei saltini qua, a parte non me l'aspettavo con l'erba così alta. Quindi il primo passo è togliere l'erba. Tra l'altro, appunto, vorrei farvi notare che non è che siamo stati furbi, ci siamo portati, che ne so, una pala, un picco, no, niente, zero. Questo video potrebbe essere quasi un tutorial dove saltare ovunque con continuo. Abbiamo appena detto la mountain bike. No, con la bici a zero. No, con cosa? Con continuo. Beh, la buona volontà. Bravo. Di imparare e di progredire. Primo step, tagliamo, cioè tagliamo, togliamo un po' l'erba con queste bellissime mani. Dunque, quasi Prime Toto. Amazon Prime Day? Ma perché la gente si chiede, ma che cazzo stanno facendo? A breve ve lo spiegherò. La discesa qua, la discesa di qua. Esatto, questa è la schiacci. Tanto qua c'è proprio un metro. Almeno adesso si vede qualcosa. Ma dove sei salito? Ah, di qua. Test discesa 1. Una buona 20 minuti di strappare erba con le mani. Abbiamo creato la nostra discesa personalizzata. Arrivo! È un po' freestyle, ma può funzionare. E non sei andato al Rampage, ma questo ci sta. Primo test fatto. Cioè, per farvi capire l'altezza dell'erba, cioè è alta come me l'erba, ok? In realtà voi direte, ma cos'è sto schifo? No, non fermatevi, non stoppate il video, perché non siamo completamente sprovveduti, vero Ivo? C'è una piccola surprise per questo, esatto, video. È per farvi capire che anche voi potreste fare la stessa cosa in un luogo simile. Basta trovare tipo una, questa è una conca alla fine. E adesso GoPro on e andiamo a prendere l'oggetto segreto della giornata. Allora, siamo risciesi alle macchine. Adesso sta arrivando Ivo. Minchia, fucile proprio. E adesso scoprirete qual è la sorpresa della giornata. Oh oh, un muro. Cos'è? Che cos'è? Boh. Opa. E piano. Allora, intanto che Ivo è andato a posteggiare, prendiamo due parole. Rampetta costruita da Ivo P26. Non è niente di che. È una normalissima rampetta che si è costruito a casa. La nostra idea potrebbe funzionare. Mi hai già fatto una pausella arrivare fino a qui. Diciamo che bisogna avere una buona volontà, come dicevamo all'inizio del video. Ma chi ce lo fa fare? Cioè, abbiamo un parker a meno di un chilometro da qua. Ricordati, intanto che fai fatica. La buona volontà, la buona volontà, la buona volontà. Adesso io, aspetta. Non vuoi fare fataica? Or nothing. Ok. Mamma mia. Ecco, è giusto così. Ma così è giustissimo. Provettina dritta, si mangia e poi si gira. Non è il massimo essere allergici un po' all'erba. Tutto irritato. Un saltino dritto di prova. Per una bella insaccata qua. Un po' secco il raccordo della, esatto, rampa proprio. Sì, lì. Siamo fermati un po' a mangiare. Cosa dire? Che non si parla a bocca piena. Cambiato anche l'obiettivo. Non vi ho detto dove siamo in realtà. Siamo a San Maurizio all'Ambro. Niente, siamo venuti nel posto in cui venivo a girare quando ho comprato la mia primissima bici da freeride, più o meno. È perché ho conosciuto altri ragazzi che come me facevano il mio sport. In realtà veramente io all'inizio non avevo minimamente idea di come si muovesse una pala o roba del genere. Quindi qui non ho costruito praticamente niente io. Però ho girato qui tantissimo. E ringrazio anche di aver trovato queste persone, perché senza di loro non avrei mai potuto
dovuto iniziare, perché tra l'altro dopo averle conosciute qua praticamente ho iniziato ad andare con loro nei vari bike park, perché essendo minorenne e non avendo ancora la macchina seguivo loro. È pieno zeppo di moscerini. Bene, ho detto vado in cima perché vi faccio vedere dove scendevamo, ma in realtà non si vede niente. Allora, in realtà c'erano diverse linee, c'era una linea più easy con le curve, un bel panettone dove mettevamo giù una rampa noi. Tra l'altro poi avevamo fatto anche una linea più in basso, sempre più o meno da bici da freeride o comunque con un paio di droppettine, un doppiettino. E poi lo step up dove abbiamo messo anche noi la rampa. Qualora il salto dove veramente io e un altro ragazzo di nome Mauro abbiamo imparato un sacco di trick. Non so se si vedono. Ok, per farvi capire, gli sciami di moscerini che si... Ah, sono dentro! Ci sono degli sciami giganti di moscerini, ma mi stanno uccidendo! Ah! Rampa messa là. Qui in realtà c'è la discesa. Proveremo un po' a fare qualche saltino su quello step up lì. Sappiate che anch'io ho iniziato un posto dal niente. Non è che ho avuto sempre un park o roba del genere. Quello l'ho costruito dopo, più avanti, quando ho avuto le possibilità. Ma in realtà all'inizio si è partito da questo. Discesa, piano, salita con step up. Questo setup era quello che usavamo anche noi per imparare i trick al tempo. Beh, ma... Il ghiacciolo. Un uomo così. Cosa gli dareste a un uomo così? Niente. Due schiaffi. Due schiaffi. E la cosa bella è proprio che arriva la gente e Ivo è così. In mezzo alla strada. E si cambia. Vai a vedere al nostro pubblico un salto di prova. Un po' secca questa rampa, No, this is the dream. This is the dream. Cos'è che c'è che dà? In realtà qua è bello liscio anche. Beh, intanto in, cos'è, 2 ore ti è riuscito a pulire una salita senza attrezzi, portare una rampa e creare un mini setup per girare. Quindi non lamentatevi se non avete i posti per girare. Uscite e createvi il vostro posto. Rispetto a già prima è più accettabile, secondo me. Un barspin, Sì, è un po' secca, quella rampa lì così. Ah, aspetta. Il raccordo fa finta di esserci, La madonna. It's a dream. Ok, possiamo confidarvi un segreto. Yo! Quando costruite i salti, portatevi comunque una pala. Potrebbe essere utile. Devi andare. Prendi una. Tail whip addirittura. O flip. Quindi Filippino, proviamo a flippare. Dai, è sempre forte, Kiko. Sì, è molto meglio flippare che far 3-6, Esatto, non devi neanche tirare così tanto, cioè un colpetto. In flip non è male, ragazzi. È decente, stranamente. In dritto non così tanto. Ma è strano perché quando arrivi sotto senti proprio che... Popan. Minchia, che me... Ti fa proprio andare avanti te, Luip, Stiamo provando a cambiare un attimo il setup perché dava troppo fastidio per saltare quel colpo che ti dava la rampa, esatto. Nel senso che non era giusto. Adesso l'abbiamo provato a spostare più in alto, così almeno magari c'è più transizione qui e rimane un po' più lineare la rampa. Però il problema è che abbiamo sempre questo cavolo di gradino qui che non riusciamo a riempire, anche se esatto. abbiamo provato a fare un buco, a tirare sulla terra, ma... Parte Muscerin, noi scaviamo così. Aspetta, ti ho fatto un po' di terra, così la metto qua. Ecco, questo è quello che stavamo facendo tutto il tempo. Prendere terra e cercare di fare un raccordo. The dream! The dream! Buona! The dream! This is the dream! Oh, però sembrava molto meglio, sembra che non hai preso il colpo. Ok, proviamo un nuovo salto. Ok, molto meglio però. L'unico piccolo problema è che, non essendoci gap, arriviamo completamente in piano e atterriamo di piatta. Avete visto le mie caviglie, penso che fanno... Occhio! Oh! Una volta, quando venivamo qua a girare e avevamo un po' pulito la discesa, avevamo messo bene la rampa, che non era questa, era un'altra, però molto simile, provavamo un sacco di tricchettini. Interessante, alla fine l'ho imparato qua. No,
proviamo a usarlo da quarter. Dai, per concludere la session facciamo un treninello di flip. L'obiettivo comunque è stato raggiunto di questo video alla fine, nel senso farvi vedere che effettivamente si può giocare appunto, cioè peggio di così, creare un salto senza la pala. Non è senza la pala, è senza attrezzi. E basta trovare una discesa e si fa, si gira ragazzi. Yo. Allora, in realtà, ho detto, cavolo, però ho fatto vedere io e Ivo, che alla fine voi magari dite da casa, cavolo, sì, ma voi due siete già due rider esperti, cioè, che senso ha, riuscite a girare anche sul marciapiede. Invece, dobbiamo dimostrare alla gente che tutti veramente possono salire, cioè, Tino già gira in bici da un po', però è una persona più comune nel riding, non fa i contest, non fa robe strane. Quindi, adesso, coach mentale, ti perforo la mente, ok, proprio trapano. Convinzione, uno. Ti sembri convinto? Sono un po' in ansia. Ok, convinzione, vabbè, ho detto. Cattivo, cazzo. Bravo, Forrest Gump, convinzione. Velocità, frena un po'. Il salto in realtà in sé non è grosso. Sai saltare, sai come si fa. Vada. Poi, qualsiasi cosa succede, Tino, devi dire che è bello il salto. Senza dire niente, è partito. Bravo, Tino, così si fa. Sì, guardalo lì, ma che compostezza, Tino. Grande, cazzo. Tranquilla. Cosa dici del salto alla fine? The dream. Sistemate bene i raccordi. Esatto, sistemate bene i raccordi perché non avevano la pala, quindi c'è lo schifo. Allora, facciamo un po' il resoconto della giornata. Voi direte che video è inutile. In realtà il video secondo me non è inutile, perché dimostra proprio che se avete voglia e se non avete la possibilità di andare in un park in settimana, perché andate a scuola, lavorate, andate in università, quindi avete magari solo un'oretta al giorno, andate nei posti vicino a casa e cercate di costruirvi qualcosa per girare in bici, se avete voglia di girare in bici, perché tutto parte dalla vostra voglia di girare in bici. Fatemi sapere poi per un prossimo video dove posizionare questo kick, perché vorremmo utilizzarlo ancora, siccome Ivo l'ha costruito ma l'abbiamo usato veramente, è la mia prima volta che lo uso, Ivo l'ho già usato un'altra volta. Speravamo in realtà oggi di riuscire a utilizzarlo anche su altri salti che c'erano un tempo, peccato che c'è veramente l'erba troppo alta e non si riesce ad andare. Però fatemi sapere nei video magari se conoscete dei posti o roba del genere. Ricordatevi sempre di mandarmi la vostra sigla personalizzata, che ne ho già ricevute un bel po' e pian piano nel tempo le aggiungerò sempre nei video. E mettete un like, spolliciate un pochino nei video, che così cresciamo di iscritti, facciamo salire sempre il canale di view, che tra l'altro sta crescendo un botto e sono super felice, perché il feedback che ho è sempre super positivo e mi sta veramente facendo gasare a fare i video. Attivate sta campanella, se no, sennò non vi arrivano le notifiche. Le notifiche, non vedete i video di questo povero ragazzo che si sbatte per fare i video. Bravo. Giusto, ecco. Alla prossima.